Con una delle host più tenere in assoluto di Final Fantasy VIII, cominciamo questo CD2. Cominciamo questo CD2 nei panni di Laguna, niente proprio di meno, che comunque ritorna a essere mezzo protagonista di questa fase di gioco. È una bambina che ci avvisa di qualcosa di interessante. Zio Laguna, c'è un ospite. Lo chiama zio, eh? Un ospite per me? Chi sarà mai? Un uomo con i vestiti strani sta parlando con Rain. Sono nel negozio? Sì, così sono venuta a chiamarti. Sono stata brava? No, Ellie. È pericoloso venire da sola. E se ti attacca un mostro? Ma il negozio è qui di fianco. È pericoloso lo stesso. Ellie è una bella bambina. I mostri piacciono le belle bambine. E se ti prendono, sai cosa ti fanno? Ti succhiano il sangue. E se succedesse questo, lo zio piangerebbe. Ma no, io chiamo lo zio Laguna e lui viene subito, vero? Aspetta, Ellie. Ecco, facciamo un po' di giri con Laguna che... Ok, che sono belle, madonna, le texture belle in HD. Ok, scendiamo. Eccoci qua. Guardate che bella la figata della bambina, di Ellie, che ci segue con lo sguardo, no? Mentre camminiamo, mentre corriamo, ci segue con lo sguardo. Guardate che bellina. Tra l'altro, è una cosa che mi ha sempre inquietato questa, ovvero l'altezza praticamente della bambina rispetto a Laguna, che è proprio ad altezza... nel senso, vabbè, chiudiamo il discorso. Ti ho aspettato. Sono stata brava? Sì, brava brava. Lei si sistema i capelli. Papà e mamma di Elion. Anche oggi Elion ha fatto la brava. Quindi questa bambina noi l'abbiamo già incontrata in realtà. Però come fa a essere bambina se noi l'abbiamo incontrata da grande? Giusto? Sì. Via, ed è partita. Allora, prima di tutto, un secondo, guardiamo i junction di Laguna. Perché i junction di Laguna, esatto, dobbiamo inserire Diablos in modo tale da avere incontri zero. Perché in questa zona ovviamente ci sono gli incontri. Perché, come ha detto Laguna, diciamo, i mostri cattivi sono presenti e quindi di conseguenza potrebbero attaccare la bambina. Cioè, è un po' strana questa roba, perché ci sono i soldati di Galbadia lì al centro piazza, però dentro sta piazza ci sono i mostri. Cioè, proprio completamente, boh, non lo so, non l'ho mai capita sta roba, però ci sono i mostri. Elion, adesso eccola lì. Cioè, è veramente minuscola comunque lei, proprio il modello della bambina è letteralmente minuscolo. Cioè, è allucinante sta roba. Hai capito, Elion? Ora da brava, vai a giocare in camera tua. Si è arrabbiata. Perché non hai mantenuto la promessa? Ma vedrai che le passa. Laguna, non mi passa proprio per niente, hai capito? Si è arrabbiata. Ci vediamo dopo. E se la ridono tra di loro. Eccolo qua. Come va, Laguna? Kyros! È un amico dello zio. Ha un vestito strano, ma non è cattivo. Ecco. Ed ecco chi era la persona dei vestiti strani che giustamente stava... Hai un vestito strano, ma sei buono, giusto? Niente, Rain non mi parla. Stai bene, mi sembra. Anche tu. Ehi, quanto tempo è passato dalla nostra grande fuga da Centra? Che era praticamente il, diciamo, il ricordo scorso, no? Quella grande fuga? Io la definirei più una fuga pietosa. Infatti. È passato un anno da allora. Sono stato a letto per più di 6 mesi. Avevo le ossa a pezzi. E io ho dovuto badare a lui.
Grazie per esserti presa cura di Laguna. Dopo un mese le mie ferite erano guarite e ho iniziato a cercarti. Perché? Ho lasciato l'esercito. Era noioso. Senza te come buffone la vita era noiosa. Ma senti un po'. Guarda che da quanto sono qui ho messo la testa a posto. Però ti capisco. E allora, cosa vuoi chiedermi? Vediamo. Ecco qua. Qui possiamo ovviamente decidere tante interazioni che sono molto interessanti più per la lore del gioco. Come sta Ward? Anche Ward ha lasciato l'esercito. Fortunatamente ha trovato un lavoro. È sempre molto impegnato. E cosa fa? Lavora alla prigione distretto D. Bene. Non sembra un lavoro che fa per lui, ma mi fa piacere che si dia da fare. La voce non gli è più ritornata. Però, se lo guardi in faccia, capisci quello che vuole dire. Allora, cosa vuoi chiedermi? Giulia, come sta? Giulia la cantante? Sì. Laguna ammirava Giulia e quando poteva andava a vederla al club. Smettila, hai detto abbastanza. Giulia cantava al club? No, all'epoca non cantava, suonava solo il piano. La prima canzone che ha cantato è Eyes on Me, vero? Che canzone è? Non lo sai? Non me l'ha mai fatta sentire. Non pensavo fossi un tipo che ascolta la musica, tu. È una canzone che parla d'amore. Mi piace molto. Pare si sia sposata. Sì, è vero. Si è sposata con uno dell'esercito, il colonnello Caraway, mi pare. Non lo so. L'ho letto su una rivista. L'uomo che amava era disperso in guerra. Lei soffriva molto, ma poi incontrò il colonnello che seppe consolarla e la sposò. Non ha aspettato che il suo uomo tornasse dalla guerra? Meglio così, chi se ne importa? Basta che Giulia sia felice, questa è la cosa più importante. Giusto, Ellie? Sì. Lo zio Laguna e Rain sono... Abbiamo parlato abbastanza. Allora, cosa vuoi chiedermi? Quindi, cosa è successo nel frattempo? Ward ha trovato lavoro presso la prigione, però non ha più parlato dopo quell'incidente che è successo praticamente a Centra. Quindi quando loro si sono buttati dalla scogliera, probabilmente a causa di uno shock che ha avuto Ward, appunto gettandosi da quella rupe, ha perso la parola. È una cosa che può succedere, purtroppo. Chi subisce un forte stress, chi subisce un forte shock, delle volte perde anche la capacità di alcune sue funzioni. In questo caso Ward ha perso la funzione della parola. Non riesce più a parlare, talmente ha questo shock. Mentre invece Laguna si è spaccato tutto ed è rimasto a letto per 6 mesi, invece Kyros a quanto pare aveva le ferite più leggere e dopo un mese è riuscito a rimettersi in moto e a cercare i suoi compagni. Mentre invece Giulia, che è diventata una cantante dopo aver parlato con Laguna nel precedente sogno, se vi ricordate bene, ha finalmente intrapreso la carriera da cantante e ha scritto la canzone Eyes of Me. Eyes on Me, che è una delle host principali di Final Fantasy VIII, che avremo modo di poter sentire, ovviamente. Ma la cosa più incredibile che si scopre da questo sogno è che Giulia è la madre di Rinoa, perché si è sposata con il colonnello Caraway, che noi abbiamo già conosciuto in precedenza, e sappiamo che per l'appunto Rinoa è la figlia del colonnello Caraway, quindi Giulia è la madre di Rinoa. E Laguna era innamorato di Giulia, ma Laguna ha incontrato Rain e poi scopriremo un'altra cosa che è un bellissimo mind blow, perché praticamente ci fa in un qualche modo scoprire quanto è piccolo il mondo, no? È come se dicessimo, ah, quanto è piccolo il mondo, quando veniamo a sapere magari di due persone che conosciamo, che si sono messe insieme, che si sposano o che comunque hanno figli, eccetera, eccetera, e quindi si viene a pensare, madonna, quanto è piccolo il mondo. E invece in questo caso sappiamo che per l'appunto Rinoa è la figlia del colonnello Caraway e di Giulia. E l'uomo di cui Giulia parla nella canzone Eyes on Me, che è sparito in guerra e non torna, è proprio Laguna. Perché Giulia era innamorata di Laguna. E quindi di conseguenza Laguna, disperso ormai per più di 6 mesi, perché è stato praticamente immobilizzato per più di 6 mesi,
non ha più avuto modo di rincontrare Giulia e quindi lei si è successivamente sposata con il colonnello Caraway. Abbiamo un'altra interazione che è praticamente scritta di scuro dove mi trovo perché sono tornati i folletti. I folletti? Ah, se lo dici tu. Il lavoro di oggi sarà divertente. Si combatte? Allora, cosa vuoi chiedermi? Esatto, i folletti siamo praticamente noi, cioè inteso noi come giocatori, inteso come parte esterna della storia, che ci intrufoliamo nella testa di Laguna. E quindi i folletti, che lui li chiamava praticamente i folletti. Quindi ci sta. Esatto, la storia tra Laguna, Rain, Giulia e il colonnello Caraway è praticamente beautiful, anche se effettivamente è tutta una questione di sentimenti corrisposti, non corrisposti, e poi di matrimoni andati bene barra male. Parliamo dopo. È ora di lavorare. Ok. Allora, cosa pensi di fare? Ti fermi un po' da noi? Posso? Qui si lavora per mangiare. Se per te va bene, sei il benvenuto. Che bello, visto? Eccoci qua. E adesso abbiamo nuovamente Kyros alle nostre calcagna. Dopo parli anche con me, vero? Ok, e possiamo andare. Ehi, esci. Ok. Eccoci qua. Ovviamente con Incontri Zero questa parte di trama è liscia come l'olio, perché è veramente liscia come l'olio, quindi non abbiamo nessun tipo di problema. Grazie lontana, ciao, benvenuto. Primo messaggio in chat addirittura. Yeah. Avrei una semplice domanda. Cosa ci fai tu qui? Tutti gli uomini che lavoravano qui sono stati portati via dalla guerra. Restano solo vecchi, donne, bambini e Chocobo. I Chocobo, per chi non lo sapesse, sono praticamente i piccoli dei Chocobo, che vengono chiamati per l'appunto Chocobo. In più, come avrai visto anche tu, anche i mostri entrano nel villaggio. In questo villaggio io sono stato accolto e curato. Voglio contraccambiare. Io sono la chiappa mostri di Windhill. E tu, caro Kyros, sarai il mio aiutante. Pattuglia fino all'entrata del villaggio. Se troviamo gente in pericolo lungo la strada, l'aiuteremo. Ok, quindi questo è il nostro lavoro. Semplicemente pattugliare la strada e sconfiggere i mostri. Ma siccome noi abbiamo Incontri Zero, non incontreremo mostri. Quindi il nostro lavoro è praticamente nullo. Perché ko esattamente vuol dire piccolo in giapponese. Quindi andiamo a fare la nostra pattuglia. Ovviamente possiamo entrare anche nelle case, possiamo interagire con le altre persone, ma non ci interessa per nulla. Cioè non ci interessa nulla in questo caso. Possiamo anche andare di qua per fare, diciamo, una piccola strada alternativa. Come potete vedere, Windhill è praticamente un villaggetto piccolissimo. È proprio un minuscolo villaggio sperduto che potremo raggiungere in futuro nel gioco, però per il momento no, perché ovviamente siamo bloccati da altre parti. Eccoci qua. Prima pattuglia completata. Andiamo a fare rapporto al comandante e al vice comandante. Intendi la ragazza nel pub? Rain, si chiama Rain, ok? Mi ha salvato la vita, ricordatelo. Sembra una brava ragazza, ma di quelle che si fanno fregare facilmente. Pregare? Oh, ok Kyros, la pattuglia è finita. Torniamo alla base e dopo il rapporto pensiamo un piano. Ok. Quindi qua c'è un tizio che, esatto, potremmo effettivamente acquistare oggetti, perché questo è il negoziante, diciamo, del villaggio. Ah, sei tu disgraziato, se ora stai bene vattene da qui. Ecco, mi odia, ma devo fare la spesa. Mi odia, ma devo parlare. Mi odia, meglio tornare a casa. Voglio parlare. Come sta Rain? Sta bene. Mi fa piacere, ma starebbe ancora meglio se tu te ne andassi. Oh, niente, proprio mi sta sul cazzo. Niente, oh. Purtroppo è così, gli sto sul cazzo. E quindi, niente, andiamocene. Non c'è più bisogno di fare nulla. Possiamo tornare indietro. Mi ricordo che da piccolo non avevo Incontri Zero in questa fase del gioco e ogni 10 passi praticamente incontravo un mostro che mi rompeva i coglioni. Qua invece adesso così è bello liscio e siamo tranquilli. È una città terrificante, esci di casa e vieni divorato. Sì, esattamente, cioè hai il pericolo che praticamente uscendo di casa
ti ritrovi davanti un mostro pazzesco che ti mangia. Cioè, è fuori di testa sta roba. Ehi, Laguna. Giochi alle pattuglie ogni giorno? Non è un gioco. Non volevi diventare un giornalista che gira il mondo? Conosci Timbermaniacs? Ho parlato con quell'editore. Ha detto che è interessato in articoli sui viaggi nel mondo. Ma questo è fantastico! Perché un giorno non andiamo a parlarci insieme? Sì. Notate Laguna. Perché Laguna si è affezionato ovviamente sia a Rain che ad Elion, no? Quindi doversene andare, anche se il suo sogno è quello di fare il giornalista, gli pesa. Anche se non lo ammette, gli pesa. Io vorrei fermarmi qui ancora un po'. Questo sembra un bel posto. Perché non scrivi qualche articolo su questo villaggio? No, non posso. Non posso rendere famoso questo posto. Troppa pubblicità riempirebbe il villaggio di turisti. Hai paura che qualcuno venga a portarti via Rain? Oh, un mostro! No, Laguna. Non ce ne sono mostri. Almeno. Non in questo caso, quindi no. Assolutamente no. Qui abbiamo un'altra fonte energetica. Dispel. Magia molto particolare Dispel, perché consente di rimuovere tutti gli status positivi dei nostri avversari. E torniamo indietro. Saliamo. Cosa succede? Le ragazze stanno parlando, meglio farsi vedere dopo. Ehi. Vuoi ascoltare cosa dicono? Rain, non ti sposi con lo zio Laguna? Con quello lì. L'hanno portato qui che piagnucolava come un bambino e mi sono dovuto occupare di lui finora. Vuole fare il giornalista, ma non sa parlare e scrivere come si deve. Quando si parla di qualcosa di importante cambia subito discorso, russa e parla mentre dorme. Rain vuole bene allo zio Laguna, no? Voglio che Rain, lo zio Laguna ed Ellie stiano sempre insieme. Cioè, la scena, immaginatevela come lei che praticamente si lamenta, no, del fatto russa mentre dorme, parla sempre di cose, però è la classica scena dove effettivamente Rain sente qualcosa per Laguna. Si capisce benissimo che c'è una sorta di sentimento reciproco tra Rain e Laguna, solo che è come se non riuscissero a dirselo, no? Sembra uno di quegli amori impossibili, no, come cantavano i Tiro Mancino. E questa cosa è sempre molto particolare. A me è sempre fatto quasi tenerezza, no? Perché loro praticamente sono quasi destinati a stare insieme, però per un motivo o per un altro non stanno insieme, non se lo dicono. Però sarà bello l'epilogo finale. Sarà bello l'epilogo. Sarà bello. Esatto, è una roba molto giapponese, molto diciamo molto anime giapponese, molto 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 particolare come cosa, però è bello, a me piace è fighissima questa roba, è fighissima. Sì, però penso che lui voglia girare il mondo, non credo possa vivere in questo piccolo villaggio per sempre, lui è fatto così. Ecco, mi sono innervosita. Vedi? Cioè lei praticamente pensa a Laguna e si innervosisce perché è una piccola tsunderina, o per meglio più che tsunderina è più una yandere forse effettivamente. Non gli vuoi bene? Quanto gliene vuoi tu? Quindi, cioè, capite, no? Cioè, quanto gliene vuoi tu? Lei ha risposto, cioè, gli vuoi bene? E Rain gli ha risposto, quanto gliene vuoi tu? Quindi immaginate quanto effettivamente lei abbia un sentimento così per Laguna. Perché Elion lo adora Laguna. Cioè, si vede che comunque lo adora. Lo chiama zio. Ha questo rapporto molto, molto confidenziale, no? Quindi capite, no? Questa roba. Bello, molto bello. Oh. Eccolo qua, il clown. Bentornati. Pant. Cioè, siamo tornati di corsa. Ecco qua Elion che ci segue sempre con lo sguardo. Anche Rain questa volta
ci segue con lo sguardo. Rapporto al comandante. Rapporto sui mostri e le battaglie di oggi. I babuccia e i boom boom che il vice comandante Elion odia erano zero. Ho sterminato zero mostri. Bene, complimenti. Io mi immagino la scena di lui che gli dice: ho sterminato zero mostri. Bravo, complimenti, bel lavoro. Che facciamo? Prima della prossima pattuglia mangiamo qualcosa? Aspetta in camera tua, quando sarà pronto verrò a chiamarti. Sembri un po' stanco, perché non ti fai un riposino? Ok, quindi possiamo andare. Quindi abbiamo sterminato zero mostri. Yeah! Siamo fortissimi. Incredibile. Esatto, è un po' chi disprezza compra, il classico chi disprezza compra. Kiros che ci segue, ovviamente, quindi dormirà insieme a noi, almeno credo. Ho sempre immaginato la scena tipo di Laguna e Kiros che dormono insieme in questo letto minuscolo. Allora, facciamo un bel salvataggio e lo facciamo qua questa volta. Ok, mi riposo un po'. Quasi quasi mi riposo un po'. Cos'hai? Certe volte ho paura. Paura di non svegliarmi qui. Paura che Elion non ci sia. E che non ci sia neanche Rain. Che mi succede? Non mi sono mai sentito così. Spero di svegliarmi in questa stanza. Voglio svegliarmi sempre in questo dolce letto. Sei cambiato, Laguna. Pasticcino! Laguna si è innamorato. Si è innamorato, Laguna. Oh no, c'è ancora il messaggio del September. Lo devo togliere. Ma l'avevo tolto! Vabbè, lo dovrò togliere. La scala crivellata di proiettili, sì, è un dettaglio che in realtà su PlayStation non si vede tantissimo. Forse qui con le texture in HD si vede un po' meglio. Dove siamo? Ecco qua, cambio della guardia. Bentornato, Zell. Com'è andata nell'altro mondo? Laguna come stava? Non lo so, non l'ho visto. Particolare importante questo. Vedete, non lo so, non l'ho visto. Quindi Zell era nell'altro mondo, ma non era nei panni di Laguna. Perché Zell ha sempre impersonificato, tra virgolette, Ward addirittura. Quindi lui ha avuto un sogno parallelo, ma con Ward. E noi non l'abbiamo visto. Non so Ward, ma Laguna e gli altri se la sono vista brutta, c'entra. Lo sapevate, no? Dopodiché Ward è rimasto solo. Ha iniziato a lavorare in una specie di prigione. Ed è annoiato e stanco. Vive nella speranza di ritornare a combattere un giorno con Laguna e Kiros. Ma alla fine cosa stiamo rivivendo? E che diavolo ne so? Però Quistis già qui parte decisa e dice: ma che cosa stiamo rivivendo? Quindi Quistis è convinta che questo sia il passato. Cosa che non ci è mai stata confermata per ora. Che sarà successo a Squall? Avranno portato qui anche lui? Ma, visto che siamo prigionieri, dovremmo cercare il modo di scappare. Allora, innanzitutto devo fare un attimo junction con Zell. Ecco, allora facciamo una cosa. Cambio. Esatto. Perfetto. Hai detto che Ward sta in una specie di prigione? Sì. Ed è uno di Galbadia. Sì, è un soldato. Correggimi se sbaglio, ma è come se tu sia Ward nell'altro mondo. Credo di sì. Non te la ricordi questa stanza? Non vedo come... Aspetta, questa... Mi ricorda qualcosa. Ehi, sentite tutti. Questa è la prigione di Ward. Lui si occupa delle pulizie qui. Ci sono una serie di celle simili a questa. Sì, non mi posso sbagliare.
Esiste una prigione per i militanti politici a Galbadia. Penso proprio sia lì dove lavori, Ward. Sì, ci troviamo proprio in questa prigione, ne sono sicura. Non c'è da sorprendersi se siamo in prigione, abbiamo attaccato la strega. Ci siamo messi contro il presidente. Ci daranno la pena di morte. Il presidente è morto. Galbadia è in mano alla strega. Che ne sarà di noi? Niente di buono, credo. È bello che Selfie nel frattempo, tipo, se la sta godendo, tipo. È vero. E ci capiterà ora. E quello scemo di Irvine, dove si è cacciato? E dove sarà Squall? E se la strega lo avesse... Ed è qui che poi si ricollega alla famosissima teoria dello Squall is Death, ma è una teoria che comunque sia... lascia un po' il tempo che trova. Dove molti pensano che tutto quello che stiamo vivendo qui sia una sorta di flash premorte e che in realtà Squall sia già morto per mano della strega, ma... Dove sono? È una teoria al quale io non ho mai dato un peso specifico, se devo essere onesto. Ho combattuto contro Idea. La mia ferita? Ma non sono ferito. Perché? Eravamo circondati. I soldati di Galbadia. C'era Seifer. Mi guardava e rideva. Dannato Seifer! Oppete. Sì, c'erano molti che addirittura la davano come ufficiale, però poi è stata ufficialmente smentita. Anche se per un paio di anni comunque sia è stata una teoria che ha cavalcato l'onda e ha generato tantissimo hype e tantissimo seguito, in teoria. Piano numero 7. Quindi noi ci troviamo al settimo piano. E cos'è questo rumore infernale? E persone disgustose. È il suono delle torture inflitte al vostro amico. Che cosa? Silenzio, verme. È un suono piacevole, no? Tu, ragazzino, hai idea di dove ti trovi? Ti ho chiesto se sai dove sei. Col fucile non puoi fare molto, eh? Anche se Zell ha i pugni nelle mani, ma... Basta! Ah, mi stavo per dimenticare. Ehi, carino, non dirmi che sei tu, Rinoa. Sono io, Rinoa. Ah, sei tu. Prego, da questa parte. Cosa credete di fare con Rinoa, brutti... Ecco qua. Basta! D'accordo, vengo con voi. Cenno con la testa. Rinoa, non vi preoccupate. Andiamo. Rinoa da un lato sa di essere praticamente intoccabile, perché lei è scema, perché comunque è scema, ma non è così scema. Sa che suo padre è il colonnello, quindi... Povero Squall. Esatto, Squall tra l'altro non ha nemmeno la maglia bucata, cioè non ha proprio nessuna ferita né niente che... In teoria viene spiegato anche grazie alle magie che sono presenti all'interno del gioco, o comunque potrebbe essere spiegata tramite le magie che sono presenti all'interno del gioco, però diciamo che la teoria dello Squall is Death aveva anche dei buchi di trama molto evidenti, quindi non poteva essere comunque una trama così fatta bene, mettiamola da questo punto di vista. Ciao Shelber, portatelo via. Penso che immagini cosa ti stia per succedere, vero? Cosa vuoi sapere? Il vero significato dei Seed. Edea lo vuole sapere. I Seed. Seed è il nome in codice per incaricare i guerrieri scelti di cui il Garden di Balamb si gloria. Non lo sai anche tu? Io non sono un Seed. Esiste un importante segreto che vi viene rivelato diventati Seed, no? Purtroppo no. E anche se ci fosse, non te lo direi. Amico, no, sei nella mia lista delle ossa da rompere. Sapevo che non avresti parlato facilmente. Ne sono fiero. Quindi, ecco una cosina per te. Ecco qua, momento Metal Gear. Ah!
la tortura di Ocelot. Ah! Anche se tu non parlerai, lo faranno i tuoi amici. La maestra, la porta ordini, il gallinaccio. Quello poi non durerà 3 secondi. E se la ride? Sono tutti qui. Sono tutti qui. Ci sono. Ma siccome sei il mio preferito, ti ho voluto qui per primo. Volevo tanto incontrarti, Squall. Come mi vedi nel momento del trionfo? Il mio sogno di bambino si è avverato. Sono il cavaliere della strega. Il cavaliere della strega? Sogno romantico? Povero Seifer, sei solo un carnefice. Cosa hai detto? Te la passi male, vero? Questa dovrebbe essere la scena dove giuri tutto l'odio per me. Ecco la storia del cavaliere della strega che combatte contro il guerriero cattivo. Dai, Squall, divertiamoci insieme. Non mi deludere. Momento Metal Gear. Non lo so, ogni volta che vedevo sta scena mi veniva in mente Snake mentre era torturato da Ocelot. Energia! Ai. Ecco, vedete, qui utilizzano le magie per curarsi addirittura. Non funziona. Sembra che qui intorno ci sia un campo antimagia. Ah, mutandine di selfie. Oppete. Cos'è questo rumore? Ancora tu. Ehi, chi ti credi di essere? Sì, brutta testa di cavolo, smettila. Ecco, selfie è molto, 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 molto matura per avere 17 anni. Ah. Adesso non fai più il bruto, eh? Senza la pistola. Ve ne farò pentire. È proprio cattivo. Io me lo immagino lei che fa proprio... È proprio cattivo! È tutto ok? Forse non servirà molto, ma... Energia! Si è ripreso. Ok, Squall, te lo chiedo di nuovo. Che cosa sono i Seed? Perché si oppongono alla strega? Seed? Si oppongono alla strega? Signor Seifer, i preparativi per il lancio dei missili sono ultimati. Ho capito. Poiché alimenta gli oppositori della strega, il tuo garden verrà distrutto. Cosa? È un peccato, non trovi? Anch'io sono cresciuto là. Bah, l'ha deciso Idea, e gli ordini sono ordini. Ora, basta. Dopo la distruzione del garden, partirà la grande caccia ai Seed. E io, il mastino di Idea, sarò il primo a darvi la caccia. Sarà divertente, Squall. Ti prego, non morire fino a quel momento. Continuiamo l'interrogatorio. Ti è ritornata la parola? Non capisco la domanda. Basta scherzare, bastardo. Idea ha detto che voi lo dovreste sapere. Parla! Cosa sono veramente i Seed? I Seed, cosa sono? L'orgoglio del Garden di Balamb, l'elite, i guerrieri scelti, no? E allora? Io non so niente, fino a quando volete continuare? Parla! Puzza! Ti ho detto parla! Il tuo alito... Puzza. Bastardo, prendi questo. Ecco qua. Com'è? Fa male, vero?
Vuoi giocare ancora, idiota? Notte. Eli, bella scossa. Maledizione, è svenuto. Ehi, voi due Mumba, fate la guardia. Che facciamo? E qui siamo nuovamente Zell. Non possiamo starcene seduti qui. Dobbiamo pensare come fuggire. Nessuno ha un piano? Togliamo la pelle a questo e la usiamo per travestirci e fuggire. Madonna, Selfie passa dall'essere, non lo so, tipo stupida bambina a... Scherzavo! Non sembrava uno scherzo. Dato che non possiamo usare le magie, dobbiamo trovare le nostre armi. Se non facciamo qualcosa per riaverle... Armi? Le mie armi sono questi pugni. Anche senza armi io posso farcela. È il mio turno ora. Vado io. Io recupererò le armi. È vero. Quando Zell era Ward si trovava qui. Questo posto lo conosce. A dire la verità non ne so molto. Ward faceva solo le pulizie. Fidatevi di me. Voi due buttatevi giù per terra. Zell... Speriamo che funzioni. Sorvegliante! Sorvegliante, aiuto! Aprite subito! Che ti succede? Le ragazze sono svenute. Sono state mosse da un serpente velenoso. Stupide donne. Sono state mosse da un serpente velenoso dentro una cella. Spum! Ok, torno subito. Tra l'altro si è piegato esattamente come nella posizione di Johnny in Metal Gear Solid. Per chi... Eh? Vuoi venire anche tu? Va bene, ma non essermi di intralcio, ok? Ok, andiamo. Allora, prima di tutto... Ok, qui dovrebbero esserci i soldati... Cioè, al piano quello sopra. Il piano 8. Eccoli qua. Guarda, sono le armi dei Sid. Un Gunblade. E ce ne sono altre. Frusta, Nunchaku. Sei fuggito, bastardo. Sono venuto per quelle. Ole, vai Zell, spaccagli il culo. E sei una macchina da battaglia. Sid. Vieni qua. Pem pem. Bam, bam. Ok, pozione. Buoni a nulla. Ecco quello che gli saltella di sopra. Ecco qua, prendiamo tutto. Tutte e due che se la ridono, che flexano, dico. Non mi picchiate. Non mi tirate le gambe. Voglio dormire. Laguna, state zitti. Laguna, Laguna, Laguna. Cosa? Non capisco. Laguna, Laguna. Laguna. Laguna, Laguna. Laguna? Vi ho fatto aspettare, eh? Zell, le nostre armi? Eccole qua. Bravo, bravo! Inizia il contrattacco. Ecco, tipo scena prettamente proprio shonen. Presentazione tipo dei personaggi. Finalmente. Ok. Le mutande di fuori, Selfie praticamente, però ok. Grrr, grrr. Ecco qua. E adesso possiamo fare il junction. E Carbuncle
Vabbè, sì, per ora in realtà possiamo farli anche un po' a caso perché non ci interessa più di tanto. Mi serve Siren. E mettiamo rivela zone, magie 20%. GF assimila oggetti. Zell già c'è il Junction. Tu invece Quetzal e Shiva. Facciamo GF assimila oggetti. Auto haste e magia 20%. No, però aspetta un secondo che. Ah, non hai magie tu. Questi se ce le ha. Aspetta un secondo. Ha solo energia. Ah no, aspetta. Energia, triple, zero. No, però tu hai triple. Quindi in realtà posso fare così. Ti metto, ecco, un po' di forza in più. Un po' di magia tramite zero. Double per incrementare un po' gli HP. Ok. Facciamo. Ecco, scambi Ervine Ade. Con Selfie. Fai tutto. In modo tale che Selfie praticamente le facciamo shottare tutto ciò che si muove. Perché se vi ricordate bene, quando facevo i Junction, vi ho spiegato il fatto che comunque Quistis e Zell avevano la possibilità di avere un po' di forza fisica per fare danni, mentre invece Selfie, non potendo potenziare la forza fisica, le diamo Ade per poter shottare tutti. Però siccome abbiamo incontri zero, non ci serve, è giusto per una questione prettamente personale. Mentre invece per quanto riguarda i GF, abbiamo ottenuto il GF di Carbuncle la volta scorsa e dobbiamo apprendere l'Elb Med Recupero come prima cosa in assoluto. Sono qua dentro i prigionieri che rifiutano di cooperare? Sì, sono qua. Date loro una lezione da non dimenticare. Eh? Dobbiamo prendercela con loro solo perché siamo stati relegati qui? Fa silenzio. E indovinate chi sono. Ecco i prigionieri. Signor Biggs, signor Wedge, prego. Biggs, Wedge? Li abbiamo già incontrati. Ah! Non avrei mai pensato di rivedervi. Bene, finiamo il discorso che avevamo lasciato irrisolto a Dollet. Sarà da vigliacchi prendersela con gente disarmata in prigione. Ma il mondo è fatto così, che ci volete fare? Signore, sono armati? Cosa? Come avete? Bastardi! Ecco, è qui, botte. Easy. Tra l'altro neanche musica da boss fight, cioè proprio degradato per colpa vostra. Sono uno di seconda categoria ora, ma avrò la mia vendetta. Ok, selfie, sciotta. Ah! Era meglio non vedersela con questi. Ok, Zell, disintegrano. Basta! Ade forse non funziona qui perché loro sono immuni ad Ade. Abbiamo solo cominciato. Vai, Zell. Poni fine alle loro sofferenze. No, mi degraderanno ancora. Mi dispiace. Rip. Non è colpa mia. Ovviamente nessuna esperienza. Panacea, Elisir. Però noi già Elisir ne abbiamo 100, quindi purtroppo gettati gli Elisir. Ok, adesso possiamo scendere sotto. Non crediate di poter scappare così facilmente. Squall dovrebbe essere da queste parti. Tu ne sai niente? Grr, grr. Laguna! Laguna? Laguna? Non so perché, ma secondo me questi ci porteranno fortuna. Proviamo a seguirli, d'accordo? Ma cosa? Allarme vasi, liberare i mostri in ogni piano. Se gli evasi rifiutano di arrendersi, uccideteli. Magia anticampo attivata. Ah, si sono accorti di noi. Ok, e qui adesso finalmente possiamo andare ad aprire anche le altre celle. Ecco, infatti io mi ricordavo
che si aprivano le celle, ma si aprono praticamente dopo e non adesso. Quindi ora, let's go. Scendiamo al primo piano a prendere la nostra bella rivista. Qui adesso le celle dovrebbero aprirsi un paio. Queste no, va bene, andiamo via. Biggs e Wedge sono un pelino vendicativi, ma giusto un pelo, proprio non nulla. Un non nulla, sono un po' vendicativi e rancorosi nei nostri confronti. Ecco qua, vedete, si iniziano ad aprire le porte. Scappare? Sei coraggioso. Io però non voglio morire, preferisco starmene qui. Comunque, ci facciamo una partita a carte? Hai tempo? Se vinci ti darò qualcosa. È chiaro che non ti do niente per niente. Facciamo 500 kill a partita, ok? Col cazzo. Non è con te che devo giocare a carte, purtroppo. Quindi non te li do questi soldi. Mi dispiace, stronzo. Allora, scendiamo. Ecco qui. C'è una scatola. Tenda. Ovviamente qui con incontri zero è una passeggiata, ma ovviamente se ci fossero stati gli incontri sarebbe stata una bella rottura di palle, no? E appunto scendere fino al primo piano con gli incontri che ti venivano a rompere le palle, tutto animazione di battaglia, fuga, eccetera, eccetera. Ok, qui dovrebbe esserci il collare, giusto? Che si apre questa porta, sì. Ecco qua. C'è una scatola. Ah, la cuccia. Oddio, era la cuccia o il collare? Perché... no, la cuccia era per i GF. È praticamente la cuccia e la tenda per i GF. Quindi curano tutti gli HP e le robe. Però dovrebbe esserci anche il collare, che forse era qua, tipo. Sì, dovrebbe essere qua. C'è una scatola. Eccolo, collare. Il collare invece è l'oggetto di cui vi parlavo poco fa. Ovvero quell'oggetto che vi consente di cambiare il nome del vostro cagnolino, qualora lo vogliate cambiare. Force Up. Questo è un oggetto interessante. Che consente di aumentare la forza fisica, ma non ne avremo bisogno. Perché non ne avremo bisogno tra poco. E qui siamo al primo piano. Ecco qua, qui c'è un save state che è visibile grazie a rivelazione. E invece qua troviamo... eccola qui. La guerra 001. Ordina. Allora, andiamo a vedere la guerra 001. Lui ha mai visto un delfino? È quel mammifero dolce e mansueto, ma colpo di delfino è una tecnica di attacco che svela tutto il mistero di quella forza nascosta. Concentrati e libera l'energia del delfino contro i tuoi nemici. L1R1 e L1R1. Studi attentamente la tecnica e ricorda, mai contro le persone. Invece sì. Contro le persone. Ok, possiamo risalire. Possiamo risalire. Pa-pam. Peccato che qui i cancelli non si possono aprire. Anche se in realtà, una volta arrivati in cima alla torre, ci sarà la possibilità di poter aprire delle shortcut in vari piani per permetterci praticamente di aprire questi cancelli e farci scendere immediatamente. Però siccome a me non mi interessa, perché una volta che raggiungeremo la cima continueremo la nostra avventura e faremo praticamente quello che dobbiamo fare. Non c'è assolutamente problema. Meglio scendere subito, ci leviamo il pensiero e siamo a posto. Nel frattempo, altro stipendio Seed. Però, madonna, mi sta scattando praticamente subito lo stipendio Seed. Quinto piano. E dai,
sesto piano. Settimo piano, e qui possiamo salire subito. Anche qui all'ottavo possiamo salire subito. Al nono purtroppo non possiamo salire subito. Il nostro obiettivo è arrivare esattamente qui al decimo piano, perché ci sono due cose che dobbiamo fare al decimo piano, due cose molto importanti. La prima è entrare in questa stanza e giocare a carte con questo tizio. Hai il piano di guerra? Allora vuol dire che sei una specie di soldato. Ma sì, chi se ne importa. Facciamo che se vinci a carte ci aggiungerò una funzione in più. Ma per giocare voglio 300 kill. Giochiamo con le regole di Dollette le nostre? No. Ok. Ok, coppia e uno, va bene. Perfetto, non mi ha sminchiato troppo le regole. Ok, battiamolo, veloce veloce. Mesmerize, che mi dai rigene. Una promessa è una promessa. Prestami il piano di guerra. Ok, facciamo così. Guarda, ho finito. Ora potrei vedere anche dati molto più dettagliati. Perfetto. E questo era una delle cose importanti da fare. Successivamente, madonna, qua mi sta venendo già il mal di testa. Dobbiamo entrare in questa stanza e salvare. Questo save point è importantissimo. E una volta salvato, dobbiamo hard resettare il gioco. Perché dobbiamo hard resettare il gioco? Qui adesso comincia una bellissima cosa, che quando la scoprì la prima volta mi fece anche accapponare la pelle. Ovvero, in Final Fantasy VIII, in questa specifica situazione, è possibile manovrare o comunque manipolare l'RNG, quindi il Random Number Generator. E per fare questa cosa, ovviamente, bisogna essere estremamente precisi nei movimenti che dovremo andare a fare adesso, perché dovremo giocare a carte con un'altra persona che si trova al piano 11, quindi salendo praticamente di piano. Ma dovremmo fare delle cose precise, quindi dovremmo arrivarci entro un tot tempo, rifiutare la partita a carte tot volte e poi successivamente accettare, vincere e ottenere un oggetto in particolare. Perché questo tizio all'interno della prigione droppa, ovviamente in casi estremamente rari, la stella di Rosetta. La stella di Rosetta è un oggetto estremamente importante. Io non capisco qua perché mi stanno volando tutte cose, però ok. È un oggetto estremamente importante ed è anche estremamente forte, che ovviamente si potrà ottenere più avanti nel gioco e si potrà ottenere anche abbastanza facilmente, a dire la verità. Però, siccome noi siamo stronzi e siamo degli stronzi numero uno, la stella di Rosetta la dobbiamo prendere ora. La dobbiamo prendere necessariamente ora. E per prenderla dobbiamo fare esattamente così. Si hard reset il gioco, si carica la partita e appena carica la partita dobbiamo salire subito sopra, entro un certo lasso di tempo, rifiutare la partita 54 volte contro il nostro avversario e accettare alla 55esima. Vincere alla 55esima volta e successivamente ottenere la stele di Rosetta. Se abbiamo fatto tutto correttamente,
Questo processo dobbiamo farlo 3 volte per ottenere 3 stelle di Rosetta. Dopodiché possiamo andare avanti. Quindi mi devo un attimo concentrare perché qui devo sperare di farlo al primo colpo. Devo provare a farcela. Ok. No, ho sbagliato porta. Fanculo. Vabbè, ve lo faccio vedere. Mi è entrato nella porta qui. Noi dobbiamo arrivare qui, in questa porta, perché il nostro giocatore di carte si trova qua. Vedete? È lui. È lui. Vedete? 200 kill a partita. È lui. Noi dobbiamo arrivare qui nel minor tempo possibile e rifiutare poi la partita 54 volte. Mi sono impappinato perché pensavo fosse nella porta centrale, invece è nell'ultima porta. Però si può fare. Abbiamo comunque un range di tempo abbastanza valido in realtà per poterci arrivare. Però ci sta. Ok. E vi spiegherò anche perché si deve fare 54 volte. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e qua accettiamo. Vediamo se è giusto. Vediamo se l'ho fatto in tempo. Ho sbavato un pochettino, ma credo di esserci rientrato lo stesso. Ora, se ci riusciamo, vi spiego anche il perché si deve fare 54 volte. Ok, dovremmo aver vinto. Oh, il blitz non ce l'abbiamo e ce lo prendiamo. Vediamo cosa mi dà. Stelle di Rosetta, ed è la prima. E come potete vedere abbiamo manipolato l'RNG. Ora, scendiamo. Andiamo a salvare e rifacciamo la stessa cosa per altre 2 volte. Il motivo per il quale si fa 54 volte è semplicemente perché la regina di carte non si trova qui a Galbadia. Se la regina di carte si trovasse, cioè si fosse trovata qui a Galbadia, si doveva fare 112, no, 100, sì, se non mi ricordo male, 112 e poi accettare la 113esima, se non mi ricordo male, o comunque una roba del genere. Però siccome la regina di carte in questa partita è andata a Balamb, perché l'abbiamo fatta spostare a Balamb,
praticamente possiamo manipolare l'RNG con solo 54 volte. Ora chiudiamo il gioco, riapriamo e rifacciamo la stessa cosa da capo per altre due volte, per ottenere quindi in totale 3 stelle di Rosetta. Questa è una bella roba, eh? Ovviamente chi già sapeva, cioè chi già mi aveva visto fare la perfect sapeva già di questa cosa, ma anche diciamo i più esperti di Final Fantasy VIII la conoscono, questa strategia. Però per chi non la conosce credo che sia una bella chicca, mettiamola così. Ah, minchia, ho sbattuto con la porta, ma dovrei farcela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 32, 33, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 2, 43, 4, 5, 46, 47, 8, 9, 50, 1, 52, 53, 54 e 55. Ovviamente il perché si deve rifiutare tutte queste volte la partita? Perché praticamente ogni volta che noi praticamente rifiutiamo una ricompensa, cioè ogni volta che noi rifiutiamo una partita è come se stessimo rifiutando una ricompensa. E siccome stiamo manipolando per l'appunto l'RNG, che cosa succede? Succede che il gioco interpreta i rifiuti delle partite come se in realtà fossero delle partite giocate. È un po' particolare come cosa, però effettivamente funziona così. E siamo a 2. Ok, l'ultima volta e abbiamo finito. Ovviamente sono state fatte delle prove, sono stati visti anche i codici del gioco per poter trovare una roba del genere. Perché poi ovviamente diciamo i data miner e fondamentalmente coloro che hanno approfondito Final Fantasy VIII hanno scoperto tutte queste peculiarità, hanno scoperto tutti questi segreti, che poi sono stati messi sul web in generale e quindi di conseguenza poi sono stati diffusi e sono stati anche scoperti e comunque conosciuti da tutti gli appassionati del gioco. Quindi è come se noi ogni volta che rifiutassimo la partita praticamente stessimo rifiutando la ricompensa associata a quella partita. E quindi alla 55esima ti appare questa cosa. È molto 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 carino. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, quattordici, sedici, sette, otto, 9,
20. No. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 30. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 90, 1, 42, 3, 4, 5, 6, 47, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 44. Let's go. Ok, dai, speriamo che ho fatto tutto giusto. Questa era una cosa che in realtà volevo farvi vedere in live. Potevo anche farla per conto mio e poi ricaricare la partita. Però questa è una di quelle cose che mi piace far vedere in live, perché è una di quelle robe che è vero, ti può far perdere tempo se non fatta bene, però se la si fa bene è una grandissima soddisfazione. E quindi volevo farvela vedere in live. Alla visage du penis. 3 su 3. Bene. Bene, bene, bene. Madonna, in 3 tentativi 3 stelle di Rosetta. Cioè proprio, è proprio scientificamente provato. E allora, non mi ricordo esattamente ora tutti i moltiplicatori delle ricompense. Però la cosa che vi posso dire è che se per caso accettate la partita per sbaglio e uscite, dovete ricominciare da capo, perché non vi viene considerata. Quindi dovete farlo proprio preciso, e i numeri sono 54 e accettare alla 55esima se la regina non è presente a Galbadia, oppure 112 rifiuti e 113esima partita se la regina di carte si trova a Galbadia. Quindi una roba simile. Ok, ora giustamente uno potrebbe dire: ma Gio, ora io capisco che tu hai voluto raccogliere queste stelle di Rosetta, giusto? Ma queste stelle di Rosetta che cosa fanno? Dovrebbero essere qua. Dov'è? Ecco qua. Insegna abilità 4 per al GF, al Guardian Force. Immaginate che cosa vuol dire, no? Avere abilità 4 per già all'inizio del secondo CD. Ah, ecco, questa è una delle soddisfazioni poi di giocare Final Fantasy VIII in questo modo, cioè giocandolo praticamente nel migliore dei modi possibile. A chi insegniamo abilità 4 per? Ovviamente a... Allora, non è detto che sarebbe la stessa cosa giocando 55 volte, perché praticamente le interazioni vengono calcolate in base all'accettazione e al rifiuto della partita. Quindi nel momento in cui accetto la partita sto cambiando l'RNG, quindi io sfalserei praticamente questo numero, mentre invece rifiutando direttamente sto assecondando l'RNG che mi serve a me. Quindi bisogna essere esattamente precisi per poter fare questa cosa, altrimenti si scombinano i piani, perché giustamente i numeri, i calcoli vengono effettuati in base alle determinate scelte che fate all'interno del gioco. Quindi bisogna necessariamente rifiutare 54 volte e accettare alla 55esima, perché se si accetta per sbaglio e si rifiute dopo, è finita. È finita. Quindi, vi stavo dicendo, a chi insegniamo abilità 4 per? Ovviamente a 4 summon, che fondamentalmente devono essere separate. Quindi non le giocheremo insieme, per un motivo o per un altro. E le summon, che almeno io su Final Fantasy VIII non ho mai giocato insieme, per un motivo o per un altro, sono Ifrit, che non può prendere ulteriori abilità. Bene. Quindi a sto punto mettiamo Siren. Ok.
Diablos. E a Ifrit invece dobbiamo utilizzare la Smemo Erba. Perfetto. In quanto abbiamo come junction in questo caso Diablos qui per incontri zero, ma lo possiamo togliere. Quindi Diablos lo togliamo e abbiamo Ifrit e Brothers. Qui non cambia nulla, però come potete notare abbiamo abilità 4x che mi consentono di ottenere forza 20% in più e auto haste direttamente. Quindi forza 200 e Squall arriverebbe ancora più in alto. Quistis invece abbiamo Quetzal, Shiva e a sto punto mettiamo Diablos, così anche lei arriva ad abilità 4x e le diamo incontri 0 e HP 80%, i cazzi. E poi invece l'ultima che è Selfie, che possiede comunque Siren, ha quindi già abilità 4x, però per il momento non abbiamo altre abilità da poter dare. Quindi sarebbe magari il caso di dare o una Shiva o qualcun altro in realtà, però va bene così per il momento mi accontento così. Cosa stanno apprendendo le IGF? Ecco, qui fai J Resistance, così ecco, tu fai sentenza, tu J elemento difesa per 2, tu status per 2, tu magie invocate assolutamente no. Ecco, mettiamo J elemento attack. Diablos ruba, va benissimo. E tu invece med recupero. Ok, salviamo di nuovo. Adesso che abbiamo dato tutte le abilità a tutti e possiamo continuare con la nostra trama. Quindi questa era un'altra delle cose, diciamo, complesse da dover fare all'interno del gioco. Però adesso fortunatamente l'abbiamo fatta e possiamo tirare un sospiro di sollievo e possiamo andare avanti senza grossi problemi. Sono contento di esserci riuscito subito perché, ripeto, i movimenti che bisogna fare per arrivare in quella finestra di tempo all'interno della stanza e iniziare a chiedere di giocare sembra semplice, ma non lo è. Bisogna essere molto molto precisi, perché se si sbaglia, si sbatte magari con uno spigolo, si rallenta per un motivo o per un altro, si perde la finestra di tempo e quindi l'RNG non può più essere manipolato. Invece in questo caso ce l'abbiamo fatta, quindi va bene. Laguna! 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 Cosa volete? Cosa cercate di dirci? Laguna! Squall! Tutto ok? Me la sono vista brutta. Ora pensiamo a fuggire. Vieni! Ma io non ho quel Gunblade! E ora siamo nuovamente nei panni di Squall. Quindi, cambio. No. Cambio Junction. Zell, andiamo su Squall. E ora Squall di forza a 246. Quasi il massimo. Quasi il massimo. Perché il massimo è 255. Ecco, 100 rigene mi danno un botto di HP. Quindi facciamo così. Ecco, così siamo già ad HP gialli. Perfetto. Boh, easy. Ecco, scorciatoia. Qua praticamente possiamo aprire le scorciatoie. Quelle che vi dicevo prima, no? Per tornare indietro. Scorciatoia. A quale piano? Vedete, possiamo fare le scorciatoie. Vabbè, sì, ok. Abbiamo aperto le scorciatoie. Ora pensiamo a fuggire. Squall, tutto bene? Conoscete Laguna? Non è che nell'altro mondo sei stato qui nei panni di Laguna? No. Ciò significa che neanche tu sai come uscire di qui. Siamo arrivati fin qua salendo le scale, non abbiamo trovato niente. Tanto vale provare a scendere. Tornare indietro è impossibile. Per colpa dell'allarme è pieno di mostri e di guardie in giro. E tu, Squall, come ti hanno portato fino a questo piano? E questo cos'è?
È una specie di gru che porta le celle singole ai piani inferiori. Wow, questo canale va fino a giù in fondo? Sì, saltiamo giù lungo questo buco, arriveremo in un veleno. Possiamo anche provarci, ma non credo che resterà qualcosa di noi. Me lo ricordo adesso. Dovremmo poter muovere questo coso con il pannello di comando che sta di sopra e con quello che sta nella cabina di controllo. Mi sono ricordato che Ward l'aveva fatto una volta, ma dobbiamo usare due pannelli di comando contemporaneamente. Bisogna che qualcuno vada ad attivare il pannello di sopra. Eccoci. Io? Sì, non ho capito. Ok, io vado al pannello di sopra. Voi salite e aspettate istruzioni. Eccoci qua. Questa è la cabina di controllo del braccio meccanico. Ehi, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Cosa devo fare? Premi il pulsante rosso sul pannello principale. Premilo, su. Del resto me ne occupo io. Ecco qua. Incredibile che Zell se lo sia ricordato così all'improvviso. La cosa del 55 è riferita al manipolare l'RNG per ottenere le stelle di Rosetta all'interno della prigione. Allora, cosa facciamo? Là in fondo si vede una porta. Una porta? Andiamo a vedere. Oh, sabbia. Sepolti? Sottoterra? Come facciamo? Da qua non possiamo fuggire. Che cos'è questo? Rumore di spari? Quasi mette male. Zell! Torniamo indietro subito. Via. E lì. Prendetelo, vivo o morto. Ah, sono troppi, meglio scappare. Ah, un secondo solo. Cambiamo un'altra volta i junction un secondo, perché altrimenti Zell me lo disintegrano. Perché il soldato è più veloce di me, quindi è un incontro scriptato questo. Però cambiando subito il junction possiamo shottarlo. Sì, le stelle di Rosetta si possono creare poi successivamente anche più avanti e sono anche più facili da creare, però prenderle adesso dà un vantaggio incredibile. Già preso il Force Up. Abbiamo già preso tutto. Ah, bastardo. Muori. Ele, critico. Alle spalle. Scusa il ritardo. Squall. Grazie. E dai, mollami. Mi ha dato un colpo di calcio in testa. Squall. Zell. Si sente proprio il tonfo. Pum. Per fortuna state bene. Ehi, Squall, potevamo andarcene via noi tre, no? Zell è così importante? E Selfie è spietata, proprio. Basta che c'ha le mutandine di fuori. Non possiamo fare niente per fuggire da qui? Ecco qua. E ora arriva il supereroe. Guardalo. Ora è tornato a essere fiero. Prima con la strega tutto impaurito. Ah, non posso sparare. Non darti tante arie, capito? Boom. Giù dalle scale. Se fossi stato d'accordo con me un pochino prima, ora non ci saremmo trovati in questa situazione. Squall. Squall è vivo, lo sapevo che non poteva essere morto. Sì. Rinoa, stai bene? Aia, che botta. Sì, sta bene. Ragazzi, era con me. Proprio per questo.
Per questo cosa? Mio padre ha parlato con il direttore della prigione. Ha dato ordine che io fossi liberata. Ovviamente. E questo scemo ha eseguito gli ordini alla lettera e ha liberato solo me. Anche se sapeva che pure voi eravate prigionieri. No, cioè, non è orribile? Ok, d'accordo, scusate. Ma è per questo che adesso sono qui. Sì, dopo che ti ho graffiato a morte. Comunque, ora dobbiamo fuggire. Non possiamo, la porta di sotto è bloccata dalla sabbia. Ah, è vero. Questa prigione è sepolta. Sepolta? Sì, questa prigione è... Eccoli lì, gli evasi. Squall, prendi due persone con te, vai di sopra, qua ci penso io. Di sopra? Non c'è tempo per le spiegazioni. Credimi, di sopra c'è un'uscita. D'accordo. Credo di sapere dov'è. Quindi, rinnova obbligatoriamente con noi in party. E io mi prendo Quistis. Cambio junction. Qui li ridiamo a lei. E selfie invece la diamo a Rinoa. È il mio turno. Ok, vediamo se abbiamo fatto i junction. Ok, li ha messi giusti. Sì, perfetto. Ok, va bene così. Giù ci pensa Irvine. Noi andiamo verso l'uscita, all'ultimo piano. Ok, possiamo salire. Noi ovviamente abbiamo anche messo le scorciatoie nel frattempo, quindi dovremmo essere leggermente più veloci, ma in alcuni casi purtroppo non abbiamo messo... Qua dovevo mettere la scorciatoia effettivamente, però non l'ho messa, quindi sti cazzi. Anche se effettivamente al piano 10 noi possiamo salvare. Quindi approfittiamone e salviamo. In un altro slot, così siamo sicuri. E siamo. Sì, sì, Rinoa gli dà una pedata, Irvine lo butta giù per le scale. È bellissima sta scena. E gli dice che tipo fa tutto il figo. E gli dice, ah, ma se non fosse per me a quest'ora di qua e di là. E quella gli dice, non ti dare tante arie. Inchias, boom! E gli dà una pedata sulla schiena, tipo, questa è Sparta. E lo disintegra. Ok, qui al 12° piano possiamo salire. Scopriremo tante cose. Non finiscono mai. Cosa succede? Maledizione. Ehi, non possiamo andare su di nuovo con quel cavolo di braccio meccanico? Sì, buona idea. Ma deve essere attivato dalla cabina di controllo. Lasciate che ci pensi io. Andiamo al piano dove sta il braccio meccanico. Ecco, e qui adesso di nuovo cambio junction, che in realtà potrei anche solo mettere... Era Quistis con incontri zero, vero? Ok. Qui non possiamo entrare. Questa parte della prigione è un po' particolare. Anzi, noi fortunatamente, grazie ad incontri zero, stiamo risparmiando un sacco di tempo, perché sarebbe stato un casino ogni volta con incontri casuali, scappare, incontro casuale, scappare, incontro casuale, scappare. Sarebbe stata una bella rottura di coglioni. E il braccio meccanico, saliamo. Ok, qui parliamo invece con loro. Grazie, grazie. Ricambiamo i junction. Ok. Confusione, scappare tutti. Carta d'identità. Questo è un altro oggetto importante. Bene, qua possiamo salire. E siamo a posto. Qui c'è un altro salvataggio che si può vedere tramite rivelazione. E noi
Approfittiamone per evitare che mi crashi tutto come sempre. Siamo a posto. E via. Sì, potrebbe essere anche interessante per farmare le magie, però come ben sapete le magie non sono minimamente un problema all'interno del gioco, perché avremo modo di poterle farmare come e quando vogliamo. Siamo fuori. Arrivano. Livellare invece mi conviene sempre rimanere più basso all'inizio. Arriveremo ovviamente al livello 100, però più bassi siamo durante il gioco meglio è. Ma comunque arriveremo al livello 100, è ovvio. Zero. Una delle magie più forti presenti su Final Fantasy VIII. Blizzard. Questo completamente distrutto. Qui non sappiamo cosa c'è. Qui accumuliamo. Oh, un bel Renzukuken. Haste. Magia nuova che per il momento non abbiamo visto. Colpo imperiale, vabbè, niente cuori di pietra, vabbè, l'abbiamo già visto la scorsa volta, quindi va bene, quindi ci sta. Sì, ma ripeto, le magie sono tutte ottime da prendere, ma per il momento non abbiamo questa premura, le prenderemo comunque a prescindere, anche perché appunto le magie ci serviranno poi per setappare i nostri personaggi al massimo delle possibilità. Missile e pozione. IGF hanno ottenuto 8 AP, ok. Squall, riesci a sentirmi? Ehi, mi volete rispondere? Sarebbe questo il tuo piano? Sperare che Squall e gli altri ci sentano e ci tirino su? Ti sento. Avete visto? Ci ha sentito, no? Squall, tira su questo braccio meccanico. E come? Squall, premi quel bottone giallo che sta lì sopra a destra. Sarà questo? Ok, ci siamo. Ora aspettateci lì, arriviamo subito. Oh, ma quanto tempo ci mette? In effetti è un po' lento. Intanto noi usciamo fuori. Il grado Seed che tra l'altro mi è stato tolto. Perché mi sono messo a giocare a carte anziché continuare la missione, però. Recupereremo anche il rango Seed con i test, quindi... Io mi ricordo che qui una volta non ho salvato dopo il combattimento e ho dovuto rifare tutto da capo, perché qui c'è la possibilità di fare un game over. E adesso come facciamo a scappare? No, quando sono uscito io non era così. Intanto spostiamoci verso l'altro edificio. Qui c'è la possibilità di fare un game over, ragazzi. Ecco qua. Si levano praticamente. Cioè, si leva praticamente tutta la parte di sotto. E adesso le trivelle, come potete vedere, iniziano a girare, no? Quindi iniziano. Wall, da questa parte. Ecco, io praticamente non sapevo che fare qua. Io pensavo fosse una cutscene. Quindi sono rimasto immobile. Se voi rimanete immobili e non portate Squall praticamente alla fine di tutto il corridoio, praticamente è game over. Invece noi qui, ecco, basta che abbiamo superato questa zona, siamo al posto, siamo al sicuro. Però io non lo sapevo da piccolo, non capivo che cosa dovevo fare, io pensavo fosse una cutscene. E quindi rimanevo fermo e guardavo la scena, e invece no, bisogna spostarsi. Ecco qua. Ce la siamo vista brutta. Che sarà capitato a tanti di noi, ovviamente. Almeno le prime volte sarà successo un po' a tutti. Sì. Il braccio meccanico si è mosso troppo lentamente. È scattato l'allarme. Ora usciamo di qua. Voglio salire su questo giallo! Niente, selfie al solito. Ok, salgo di qua anch'io. D'accordo, anch'io. Ehi, signorine. Ho capito. Irvine, andiamo.
Ok, direi che siamo arrivati esattamente dove volevo arrivare io oggi, anche se, se potremmo fare un pochettino di più. La base missilistica la potremmo anche fare, tanto non dura tanto la base missilistica. Cosa? Così poi domani facciamo la parte del garden. La strega attaccherà il garden con i missili. È quello che Rino ha sentito dire da Irvine. Dobbiamo cercare di tornare al garden prima possibile, avvisare tutti del pericolo. Torniamo alle macchine. I bersagli d'attacco sono il garden di Balamb e anche la mia ex accademia, il garden di Trabia. Quindi dobbiamo fermare subito il lancio di quei cavolo di missili. Non è solo un problema di selfie. Capisco cosa prova selfie, però... Io farò quello che dici tu. Grande Zell. Parliamo del piano d'attacco? Decidiamo una strategia con selfie? Assorbiamo aero, anche se non ci interessa come magia. Mi sono appena trasferito a Balamb da Trabia. Non posso starmene seduta in silenzio. So che il garden di Trabia è in pericolo. Wall, ti prego, formiamo una squadra e andiamo alla base missilistica prima che sia troppo tardi. Come faccio? E se chi scelgo venisse... Ok, mettiamo le voti. Wall deciderà i membri del gruppo, dei gruppi e tornerà a Balamb. Questo perché è il caposquadra. Chi è contrario, alzi la mano. Qualsiasi squadra per me va bene. Rinoa, non ti voglio coinvolgere ancora. Squall, sei il capo. Scegli i membri della squadra. Il capo? E chi l'ha deciso? Beh, Squall... Eri il caposquadra. Sei il caposquadra. Ho sentito che tra gli obiettivi sarebbero stati prima Trabia e poi Balamb. Ecco qua, i missili sono partiti. Scusate amici di Trabia, non sono riuscito a fare niente. Vi prego, salvatevi tutti quanti. Vi prego, non dovete morire. I missili hanno fallito, vero? Sì, ha 17 anni però, cioè, ricordiamoci che è anche un Sid, eh? Cioè, non è la prima così, la prima arrivata. Squall, vado ad avvisare tutti a Balamb. Chi viene con te? Squall, decidi. Squall, pensaci bene. Ok, sono il capogruppo, devo decidere. Allora, chi prendiamo? Allora, Squall deve necessariamente avere Rinoa, perché se si ha Rinoa nel party durante l'invasione al garden di Balamb, c'è una piccola scenetta in più. Quindi Rinoa sicura. Selfie ovviamente non la possiamo prendere perché farà parte dell'altra squadra e quindi ci portiamo Zell. E il garden di Balamb per Zell va bene così. Io sarò nella squadra d'attacco, non posso tirarmi indietro, devo farlo per Trabia. Io e la mia squadra torneremo a Balamb, quella di Selfie andrà alla base missilistica. Avrò fatto bene a scegliere così? Sì. Non è una missione come le altre. Non procediamo per ordine di qualcuno. Selfie, hai un piano? Se andiamo alla base con questo veicolo galbadiano, potremo entrare. Il resto non lo so. Ci penseremo quando saremo arrivati. Va bene? Grazie a tutti. Non c'è più tempo. Voi andate di corsa al garden di Balamb. Ci incontreremo lì. Ci reincontreremo lì. Perfetto. Muoviti, Squall! Proviamo a prendere quel treno. Via, 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 via! Bello che hanno preso il treno. Ehi, ferma! Ehi, Squall, qualcuno ci insegue. Guarda come corre. Fermi! Tornate qui! Accidenti, insistente, eh? Oh! È ancora lì! Bello che quello correva a velocità del treno, pazzesco. Allora, andiamo alla base missilistica. E invece no.
Non andremo alla base missilistica. Perché per prima cosa c'è un'altra cosa che possiamo fare qui. Ovvero, prima di tutto tornare a Dailing City, perché dobbiamo fare un paio di robe. Anzi, in realtà io con Carbuncle non l'ho appresa ancora, vero? No, Elbmed recupero ancora non l'ho appresa. Quindi cambio di GF, cambio di GF, cambio di Junction, e mettiamo Squall a Irvine e Zell a Selfie. Oh oh, mi sa che ho fatto il Junction al contrario. Ah no, è Rinoa che ce l'ha, ok. Allora, cambio Rinoa a Selfie. Ok. Dobbiamo togliere ora incontri zero, perché dobbiamo apprendere Elb Mag di Carbuncle, necessariamente. Perché ora qui faremo un'altra cosuccia. Ok. Entriamo a Dailing City. E andiamo al negozio oggetti. Ora qui faremo un'altra roba che rompe il gioco. E poi dovremo anche fare un'altra cosuccia. Eccoci qua, attraversiamo così al volo. Allora, praticamente noi abbiamo appreso ora come ora con Carbuncle qua. Elabora medicine di recupero dal menu abilità. Quindi quando noi praticamente abbiamo degli oggetti di recupero, come potete vedere, possiamo creare altri oggetti di recupero. Ora, in che cosa consiste quello che faremo? Entreremo nel negozio oggetti. Compreremo un numero di tende incredibile, in questo caso 52, e in totale ne avremo 58, e ogni tenda costa 1000. Quindi, se voi avete visto, ogni tenda costa 1000. Però, se noi andiamo su abilità e utilizziamo l'Elb Med recupero di Carbuncle, ogni 4 tende possono essere trasformate in una mega pozione. Quindi che cosa vuol dire? Che noi possiamo trasformare le tende in mega pozione, però ogni mega pozione praticamente viene venduta a ben 5000. No, dove siete? Eccole qua. Ogni mega pozione viene venduta a 5000. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che noi avremo praticamente un introito di 1000 gil ogni 4 pozioni. Cioè, fondamentalmente, noi ogni 4 tende che ci permettono di creare una mega pozione abbiamo il rincaro, abbiamo il ritorno. Quindi, se io adesso vado a vendere le mega pozioni, ho speso 54000, ma praticamente ne recupero 70. E quindi possiamo fare questo discorso praticamente per tutto il tempo che vogliamo. Però diciamo che la cosa carina è il fatto che andiamo su oggetti, facciamo ordina e praticamente abbiamo 100 di tutto, no? 100 pozioni, gran pozioni, giusto per avere un po' di... così, giusto per avere un po' di flexino. Niente di particolare, va, una piccolezza. Tutto di qua. Ciao Ruben, buonanotte. Ok, c'è un'altra cosa che dobbiamo fare a Dailing City prima di andare alla base missilistica, ovvero andare dal colonnello Caramello. Perché dobbiamo andare dal colonnello Caramello? Perché possiede una carta che ci interessa, ovvero la carta di sua figlia. Però non è una carta che viene data facilmente. È una carta che viene data ad una determinata condizione. Ovvero dobbiamo perdere Ifrit. Perché lui vuole Ifrit, il pezzo di merda. Quindi salviamo, non si sa mai.
Non dovrebbe esserci problema, perché non dovrebbe esserci problema, però eccolo qua. Occupatevi di Rinoa. Ho la carta di mia figlia, ma non la uso quasi mai nelle partite. Ma forse te la darò in cambio della carta Ifrid. Prima però devi battermi a carte. Va bene. Sì, giochiamo a carte. Quindi, mettiamo Ifrit, tutte carte di merda, e diamogli la carta di Ifrit. Facciamogliela girare, facciamo tutto quello che vuole. Ecco qua. Tanto la potremo recuperare la carta di Ifrit, quindi non è un problema. La perdiamo per ora, però guadagniamo una carta... Guadagniamo una carta personaggio. L'accetto volentieri. Sì. Ora però, per favore, giocami la carta di tua figlia. Oh, eccola lì. Mi hai girato Safer, tra l'altro. Butta. No, mi dissocio. Mi stai rompendo i coglioni. Ecco qua. E ci pigliamo la carta di Rinoa. Quindi grazie per questo scambio. Potevamo tranquillamente scambiarcele le carte, mentre invece no. La devi perdere e poi la devi prendere. Cioè un sistema un po' contorto. Però va bene. Guardiamoci un po' le mutandine di selfie. Per i più appassionati. Ecco qua. Ok, possiamo andare. Basta. Possiamo andare al centro missilistico. Niente, non mi riaccompagna all'ingresso della città. No, ho sbagliato. Allora, andiamo da questo lato. Andiamo da questo lato. Dobbiamo rifare tutta la strada a ritroso. Il rango SID che mi dà altri soldi. La porca troia. E basta che ti muovi per sbaglio un secondo. E ti ritorna già nella schermata dietro. Ok. Torniamo di qua. Usciamo di qua. E ce ne andiamo via. Arrivederci. Ora possiamo rientrare in macchina. E ce ne possiamo andare alla base missilistica. Ok. Ci siamo. Sì, potevo usare i pullman, però il tempo che si ferma il pullman, salgo e faccio, perdo un sacco di tempo. Ok, potete passare. Davvero? Grazie. Ok, questa parte è tutta trama, quindi saremo anche abbastanza veloci. Dopo il Garden di Trabia, allora X seguirà l'attacco al Garden di Bala. Questi vestiti puzzolenti mi fanno venire il prurito. Gidan che si traveste, eh? Piccola riminescenza. Quando è l'ora X? Che ti importa? Piuttosto muoviamoci, dobbiamo bloccare i missili. Cerchiamo un modo per entrare e spacchiamo tutto. Poi usciamo fuori e spacchiamo tutto anche qua. Selfie ha ragione, distruggiamo tutto. Partenza! Non credo che sia la soluzione migliore, però va bene. Il capo squadra sei tu, quindi ok. Non si apre.
Non si apre, mannaggia. E quindi che dobbiamo fare? Inserire la carta ID? E chi cavolo ce l'ha? Elfi, stai calma. Prova ad usare queste ID, era in macchina, forse siamo fortunati. Accesso consentito. Evviva! Ok. Ah, c'è la guardia, cosa faccio? Cammino piano. Se corriamo potremmo dare nell'occhio. Camminiamo piano. Ehi, voi, aspettate. Accidenti, abbiamo dato troppo nell'occhio. Camminate in riga per uno. I vostri genitori vi hanno dato proprio una buona disciplina. Siate sempre riconoscenti ai vostri genitori. Sì, certo. Che si mette a dire questo? Ok. Qua dentro ci sono i lanciamissili. Accesso vietato a questa zona. Noi dobbiamo andare di qua. Fonte energetica, blind o blind per essere più tecnici. Sono occupato, cosa vuoi? Ehi, non abbiamo l'ispezione in sottostazione. È già ora? Come facciamo? Dobbiamo occuparci del lancio dei missili. Scusate, potete portare un messaggio? Riferite ai ragazzi della rampa di lancio che ci precedono nell'ispezione. So che siete occupati, ma fateci questo favore. Grazie. Ok, andiamo. Quindi andiamo a riportare il messaggio. Per questioni di sicurezza evitate di andare in giro. Aspetta, non devo dare il messaggio. Ah no, il messaggio lo devo dare a quelli della rampa di lancio. A quello dove ci sono i missili. Poi dopo dobbiamo venire qua. Ho un messaggio da riferire. Eh? Cosa c'è? I soldati di sopra sono occupati. Gli addetti all'ispezione sono occupati. Perciò vorrebbero che qualcuno iniziasse l'ispezione in sottostazione. Capisco, però ho ancora da fare qui. Potete dire loro che mi è possibile allontanarmi da qua ora? Ecco, quindi dobbiamo ritornare indietro. Arraids! Magia incredibile. E purtroppo ho preso soltanto in 3 unità. Vabbè. Peccato. Avrei dovuto assorbire Conquistis, effettivamente. E lei ha più magia, quindi dovrebbe... No, niente, cazzo. Anche loro sono occupati, non possono. Accidenti, ora come facciamo? È un bel problema. Come possiamo fare? Ehi, possiamo mandare loro a fare l'ispezione? No, non possiamo mandare loro. Il comandante dalla base ci becca e ci fa degradare di sicuro. Non ti preoccupare. Controllano le solite cose e guardano se tutto è ok. Purtroppo non c'è altro da fare. Speriamo bene. Allora, potete andare voi, ragazzi? Sì, signore. Adesso vi facciamo vedere noi. Elfi tutta. Cattivissimo me. Ok, ritorniamo su. E ora dobbiamo andare a fare l'ispezione. Da questo lato. La manutenzione ci ha chiesto se possiamo dare il cambio per l'ispezione. Ho capito. Chiederò ad un'altra squadra se vi dà una mano. Vado a chiamarla. Voi intanto continuate con l'ispezione. Ok. Quindi entriamo. Qui c'è un'altra fonte energetica. Blizzara.
14 blizzard. Questo è il pannello di controllo. Ma come si fa? Non lo so, tocca a caso. Ecco qua. Non succede niente. Do qualche colpo qua e là. Eccoci qui. Oppede. Mi è andata via la luce. Sistema elettrico fuori servizio. Manutenzione, ricercare la causa. Se ci trovano un guaio, presto, usciamo di qui. Ok, andiamo. Oh oh. Ehi, voi, cosa state combinando? Maledizione, e questi da dove saltano fuori? Stavo per venirvi a chiamare. Ho capito, va bene, ci pensiamo noi. In realtà, se noi non avessimo risposto in questo modo, avremmo potuto combattere. E quindi la nostra copertura sarebbe andata a puttane. Però in questo caso... Ok, ora andiamo. Selfie è proprio in gamba. E tra l'altro, fare tutte le cose giuste, in questo caso, se non mi ricordo male, mi aumentava anche un grado seed. Ora, dopo lo dovremmo vedere a fine cosa. È partita la corrente, potete darci una mano? Va bene. Ok, arrivo. Ecco qua. E ora che tutto è libero, possiamo... Ai! Ehi, voi, non vi ho mai visti prima. Mi serve aiuto. Non abbiamo personale, datemi una mano. Aiutiamolo. Di qua, seguite. La luce, no, proprio ora. Combinano quelli della manutenzione. Ecco qua. Sì, c'è una sorta di game over, sì. Allora, uno in mezzo a quei due e gli altri due ai lati. Sì, è durante, se non mi ricordo male, la roba dei missili. E se non si riuscivano a far sbagliare il target, forse, se non mi ricordo male, c'era il game over. Perché il nostro scopo qui è quello di... Se non mi ricordo male, se ti sgamavano all'inizio, forse, può essere. Oddio, era una delle robe del genere, solo che non ci sto facendo caso. Era o dei missili, quando sbagliavi a fare la roba dei missili, oppure se ti sgamavano troppo presto, che poi ti facevano game over, tipo. Era una delle due. Ok. Bel lavoro, ragazzi. Ora rimane solo da verificare le coordinate al pannello di controllo. Il pannello è attivato, potete controllare subito i dati. Ah, il pannello di controllo, proprio ciò di cui abbiamo bisogno. E qui, adesso, dobbiamo sminchiare tutto. Che facciamo? Spacchiamolo. Potremmo anche distruggerlo, però i missili partirebbero lo stesso, il garden verrebbe distrutto. Forse è meglio intervenire nel sistema e modificare i dati. Sì, è meglio. Quindi, login, check call system, ok. E ora dobbiamo modificare tutte le cose. Allora, definizione obiettivo, set target. Qui purtroppo... Non possiamo decidere il target, quindi. Però possiamo settare il range di errore. Quindi portiamolo tutto al massimo.
Ecco qua. Ora carichiamo i dati. Sì. E qui ora vengono caricati i dati. E poi c'è praticamente questa roba del range di poter sbagliare, non poter sbagliare, è comunque una roba che giustamente dovrebbe essere praticamente intoccabile, invece abbiamo avuto modo di poterla modificare. Ok. E a questo punto usciamo. Ora possiamo fare la simulazione per controllare che tutto sia stato fatto in maniera corretta. Ecco qua, vedete i missili che partono verso Balamb. Però vedete, il missile praticamente ha, vedi, percentuale di errore 65-80, precisione 20-30%. Quindi abbiamo fatto il nostro lavoro. Quindi abbiamo permesso ai razzi di poter praticamente sbagliare. Ok, possiamo uscire. Accesso vietato a questa zona. Avete qualcosa da comunicare? Sono venuto a fare rapporto coordinate lancio missili. Potete passare. Il piccoletto lì c'è sempre stato qui dentro? Sospetto. Manutenzione completata, signore. Anche qui tutto regolare, signore. C'è stato qualche problema, ma ora dovrebbe essere tutto a posto. Procediamo subito per la fase finale del lancio dei missili. Sì, signore. Qui sala comandi, stiamo entrando nella fase finale del lancio dei missili. Prendete immediatamente i vostri posti, prepararsi per il lancio. Cosa succede? Ehi, voi, che diavolo volete? Siamo venuti a fare rapporto sulle coordinate dei missili. Ah, sì? Fermili voi, non vi muovete. Siete intrusi, lo dicevo io che avevate facce sospette. Inutile che fate finta di niente, il saluto che avete fatto al vostro superiore era sbagliato. Abbeccati. Perlomeno siamo arrivati fin qui, ora diamoci da fare. Cosa complottate? Wow! Trasformazione. Ta-dan! Finalmente, non la sopportavo più questo uniforme puzzolente. Boss fight, che è praticamente un combattimento normale, non è una boss fight. È arrivato il momento di fare sul serio. Comandante, come osate? Spento. Pozione, ma noi ne abbiamo già tutte. Perfetto. Ok ragazzi, fermiamo i missili, distruggiamo la base e fuggiamo. Uno di questi pannelli bloccherà il dispositivo di lancio. Dividiamoci e cerchiamo. Ehi, ma dove vai? Non è ancora cercato qui. Dunque, questo non è. Tasti a caso. Eccolo, è questo. Missili bloccati. Un pensiero in meno. Ok, ora dobbiamo solo azionare il dispositivo di autodistruzione. Il dispositivo di autodistruzione non è qui. È qui. Ecco il dispositivo di autodistruzione della base. Dunque, si fa così. Così. Dobbiamo regolare il timer? 10 minuti. Meno tempo, più ricompensa. Dunque, si fa così, così. Il dispositivo di autodistruzione è attivato. La base esploderà tra 10 minuti. Evacuazione immediata. Presto ora, fuggiamo da qui.
Però, come sempre, i soldati di Galbadia hanno sempre l'asso nella manica. E in realtà non li uccidono perché sono loro che si fingono morti da un certo punto di vista. Cioè si vengono sconfitti e loro fanno finta di essere morti perché ovviamente sono più furbi. Cos'è questo rumore? Però... tutti che scappano. Ok, dai, abbiamo finito per stasera. E poi domani ci rivediamo sempre per Final Fantasy VIII. Nel frattempo il tempo scorre. Un po' come nelle mock battle di Ever Crisis, che anche durante le scene il tempo scorre. Ecco qua, sono partiti i missili. Comandante, mi dispiace, ma devo... mi dispiace, ma devo uccidervi. Come mi giustifico con le dee, altrimenti? Poverina, non voglio farla soffrire. Voi, siete pronti? Sì, signore. Sì, signore. Bene, andiamo. Boss fight. Qui, in realtà, se avessi avuto Ruba, poteva essere interessante, ma non è un problema. Va bene. Disintegriamolo. Ok, è già morto. Quando vedete zero danni, vuol dire che è morto. Comandante, scappiamo da qui. Non lasciate il carro ai nemici. Non riesco più a controllarlo! Cosa? Anche se scadeva il timer era game over comunque. Tutti bruciati. Brucia! Brucia! Olè. Vabbè, non c'è bisogno di fare easy. Armi mese numero 6. 24 AP. E qui siamo rimasti... siamo rimasti qua. Non mi ha aumentato il rango, sì. Oddio, mi ricordavo mi aumentasse se... cioè, mi ricordavo potesse aumentare col fatto di fare tutte le cose giuste. Ecco qua. Ci hanno chiuso dentro. Paul verrà a salvarci? Riuscirà a liberarci? Ah. È la fine. È arrivata piano piano. Credevo che la morte fosse una cosa più drammatica. Skull non si fidava di me. Per questo mi ha messo in questa squadra. Cosa stai dicendo? Ti ha scelto perché si fidava di te. Solo per questo. Insieme ce la faremo. Questo pensava quando ho fatto la squadra. Non è così, Skull? E qui, effettivamente parlando... sembra veramente che sia scoppiato tutto e loro non ce l'abbiano fatta. Siamo arrivati. Chissà se Selfie e gli altri sono salvi. In ogni caso, devo avvisare il preside. Avvisiamo subito il preside Sid del pericolo. Sì. Ma... la prossima volta. Quindi facciamo il cambio dei facciamo subito il cambio dei junction.
così già non li devo fare la prossima volta, cioè domani praticamente. Ok, quindi tu sei a posto. Tu sei a posto. E tu sei a posto. Ok, possiamo salvare. Perfetto. Siamo arrivati precisi in orario per quello che volevo fare questa sera. Quindi, domani appuntamento extra con Final Fantasy VIII per recuperare la settimana scorsa. E così facciamo poi tutta la sezione del garden, facciamo tutto quello che adesso si vede nella parte del garden, e quindi facciamo sempre tutto in modo ordinato, pulito, come piace a me, senza fare troppo, senza fare troppo poco, un buon bilanciamento tra trama, storia, anche delle piccolezze tecniche, piccole chicche, e cerchiamo di fare una cosa bella bella completa. Ci vediamo domani, continuiamo con Final Fantasy VIII. Vi ringrazio per essere stati con me, per avermi fatto compagnia. Vi auguro buonanotte e ci vediamo domani. Adios.